Samp è un pacchetto autoinstallante gratuito, è XAMPP, autoinstallante, quindi lo scaricate, cosa c'è al suo interno. Qua dentro trovate un database management system, cioè un software che consente di operare col database. Poi c'è anche un web server che è il web server Apache. Poi ci sono anche altre cose, c'è anche l'interprete PHP, insomma ci sono un po' di strumenti che vengono tutti installati. Non tutto, potete scegliere anche cosa installare e cosa non installare. C'è anche un'interfaccia per lavorare col database, che altrimenti richiederebbe l'interazione con la riga di comando. Insomma, è semplice da utilizzare. Il database management system che utilizziamo si chiama MySQL, ma in realtà, qua allora, il database si chiama MariaDB. Però MariaDB è un fork di MySQL, cioè è stato ricavato da MySQL. Sono praticamente quasi uguali nella sintassi, sicuramente uguali nella sintassi di SQL. Quello che cambia è che MySQL adesso è portato avanti da Oracle a pagamento in parte. No, no, scusate, non è vero. Gratuitamente, ma non è più open source. E quindi c'è una politica diversa, no? Di gestione del software. Invece MariaDB è la versione open source di MySQL ed è portata avanti da una comunità di sviluppatori, tra cui il creatore di MySQL. Quindi, insomma, come abbiamo visto anche forse non abbiamo visto insieme, ma anche JDK, Java Development Kit, ha subito un po' la stessa storia, per cui adesso della Oracle in parte a pagamento. E invece c'è la versione open che è scaricabile. Poi comunque se non si utilizzano tutte le funzionalità si può usare anche quella in parte a pagamento, no? Cioè la versione che abbiamo installato qui, per esempio del Java Development Kit che serve per scrivere codice in Java, nelle sue funzionalità base che a noi bastano avanzano, è gratuita. Poi se si vogliono usare delle altre funzionalità bisogna pagare. Detto ciò, se voi volete a casa esercitarvi, vi installate questo pacchetto. Una volta che questo pacchetto è installato, se voi non modificate le impostazioni di default, lo trovate nel disco C. Qua, SAMP. C'è una cartella SAMP, entrando dentro ci sono un po' di cose, tra cui appunto si può vedere che c'è MySQL, eccolo qua. Si chiama ancora MySQL, ma è MariaDB. Poi c'è l'interprete PHP, c'è PHP MyAdmin che è l'interfaccia per interagire col database. C'è il web server Tomcat che noi abbiamo, il server container Tomcat che abbiamo usato l'anno scorso per le web application. E poi abbiamo altre cose tipo questa cartella htdocs. Questa serve per mettere contiene le pagine web di un eventuale sito web, si chiama directory root del sito web, e poi c'è il web server Apache. Okay. Come si fa a far partire tutta questa roba qui? Avete queste tre icone arancioni ben riconoscibili. Per controllare e gestire questo software bisogna aprire lo XAMPP Control, quindi doppio clic su XAMPP Control e si apre il pannello di controllo di XAMPP. A questo punto, per poter fare il lavoro che facciamo noi adesso, bisogna avviare il web server Apache, quindi clic su Start, e anche MySQL. Bastano questi due. Si aspetta che tutti e due si avviino, che diventino verdi. A questo punto, per accedere al database, si può semplicemente cliccare, qua dove c'è MySQL, si può cliccare su Admin. Questo è un server, è quello che noi abbiamo avviato, MySQL è un database server. Difatti, per poterlo utilizzare, abbiamo dovuto scrivere un indirizzo che utilizza il protocollo HTTP nel browser. L'abbiamo aperto con http://www.myql.com.
localhost/phpmedley. Come si fa a creare una tabella? Adesso andiamo a creare una tabella, la solita tabella di utenti. Andiamo su database, qua vedete, cliccate su database e inseriamo il nome del database, chiamiamolo autonoleggio. Allora, usare maiuscole o minuscole? MySQL, il linguaggio SQL non è case sensitive, quindi non distingue tra maiuscole e minuscole. Per non sbagliarmi, io cosa faccio? Uso sempre la notazione camel case come quella di Java. Ossia, avete presente qual è? No. La notazione camel case che si usa con JavaScript prevede che le parole, qualunque termine inizi sempre con la minuscola e contenga solo lettere minuscole, tranne quando usiamo delle parole composte. Quindi, per esempio, se voglio usare come identificatore nome, lo devo scrivere in minuscolo. Se invece voglio usare nome utente, che è composto da due parole, la prima la scrivo tutta in minuscolo, la seconda inizia con l'iniziale maiuscola. In questo modo si facilita, si migliora la leggibilità. Qualcuno invece preferisce utilizzare gli underscore. Sono tanti che preferiscono usare questa scrittura nei database. Io non mi trovo bene perché me rallenta dover digitare ogni volta gli underscore. Quindi io userò la notazione camel case. Voi fate quello che volete. L'importante è che poi vi ricordate qual è la strategia che avete usato. Non mischiatele, sennò poi non ci capite più niente. Decidete o usate tutto minuscolo. Volendo si potrebbe anche scrivere nome utente, anche se diventa più difficile poi da leggere. Oppure nome underscore utente, oppure nome utente con la notazione camel case, oppure se c'è solo una parola non ci sono problemi, tutto in minuscolo. Quindi creo il database autonoleggio, tutto in minuscolo e clicco su crea. Un database è un archivio di dati, ok? Questi dati, in questi database che usiamo noi, sono organizzati in tabelle. E adesso andiamo a creare la tabella che contiene i dati degli utenti. Allora, la tabella la chiamo utente. Mi dice quanti campi deve inserire. Allora, non ha importanza se non lo sapete, perché si possono aggiungere o togliere, no? Quindi lascio 4 e clicco su esegui. Prima di tutto devo creare la struttura della tabella. Allora, qui abbiamo, dove c'è la colonna nome, possiamo inserire il nome degli attributi. Cos'è che voglio memorizzare per un utente? Normalmente, adesso faccio un esempio breve. Cognome, nome, username, password. Quindi, più attenzione. Ogni record di una tabella, quindi ogni riga, ogni utente deve avere un identificatore univoco che lo distingue dagli altri. Potrei usare il codice fiscale, perché il codice fiscale è diverso per ciascun utente, però diventa un po' più difficile da manipolare come identificatore univoco, per cui userò dei numeri interi progressivi. Il primo utente avrà l'identificatore 1, il secondo 2, il terzo 3, così via. Quindi, prima di tutto, definisco un campo ID, poi il campo cognome, poi il campo nome, poi l'ID sarà lo username, no, non è l'username, uno username e una password per accedere. Allora, vedete che qua adesso mi manca una riga per inserire e dopo andremo ad aggiungerla. Come sempre, quindi come se fossero degli identificatori di variabile questi ID, cognome, nome, username. Adesso devo specificare il tipo. Allora, l'ID è un numero intero che aumenta progressivamente e che identifica univocamente ogni riga della tabella. Quindi è un tipo int, c'è già qua int. La sua lunghezza, lascio il default, posso specificarlo o meno, la sua lunghezza di default è 11. 11 cifre, non 11 come valore. 11 cifre è un numero grandissimo, ok? E lo lascio di default.
Predefinito serve per specificare un valore predefinito che viene proposto in fase di inserimento di un nuovo utente, ma per questo campo non c'è nessun valore predefinito. Sulla codifica di caratteri lascio il default, quindi non metto niente. Quello che invece devo indicare è che questo campo funge da chiave primaria, primary, perché identifica univocamente ogni utente. Quindi clicco su scelgo primary, faccio rivedere qua dove c'è indice, clicco sulla freccetta, si apre questo elenco, seleziono primary, qua non devo fare niente se non cliccare su esegui. Poi, siccome voglio che ad ogni nuova emissione di un utente, a ogni nuovo inserimento, questo numero si incrementi di 1 in automatico, vado anche a cliccare su AI, che vuol dire auto increment. E basta. Quindi questo campo è stato definito. Adesso passo ai prossimi. Cognome, nome, username, sono tutte stringhe. In SQL, che è il linguaggio che usiamo per questi database, le stringhe sono il tipo varchar, quindi sono tutte varchar. In questo caso specifichiamo anche la lunghezza, cioè il numero di caratteri. Allora io metto un valore così, che può andare bene per tutto, un centinaio di caratteri per il cognome, un centinaio di caratteri per il nome e altrettanti per l'username. Sono fin abbondanti, ma non importa. Sì, ma oltretutto, siccome queste sono stringhe a dimensione variabile, quindi significa che se il nome non occupa i 100 caratteri, lo spazio occupato è solamente quello ora effettivo. Poi, messe la lunghezza e i valori, qua dobbiamo solo decidere se è obbligatorio, quando si inserisce un utente, specificare cognome, nome e username oppure no. È obbligatorio e allora non dobbiamo fare nient'altro, perché c'è questa colonna che ho perso, nulla, che va cliccato, questa casellina va cliccata solo nel caso in cui l'attributo sia opzionale, cioè non obbligatorio, ma questi noi li mettiamo tutti obbligatori. Bene, adesso salvo, clicco su salva e potete vedere che è stata creata la struttura della tabella, cioè la tabella. Se clicco qua viene fuori la struttura, subito mi fa vedere cosa c'è dentro, ancora niente, però vado a vedere la struttura, clicco quindi sul menu qua struttura ed ecco che si vede la struttura di questa tabella. Ora però manca un campo, manca una riga, no? Allora ne posso aggiungere, se guardate qua sotto, voi dovete imparare sempre a leggere quello che avete sullo schermo. Aggiungi un campo dopo che cosa? Dopo username, perfetto, esegui. Ecco, aggiungo il campo mancante. Il campo mancante è password. Il tipo è sempre un varchar. La lunghezza qua vi ricordate, sì, anche di più, però siccome adesso, allora, tanto poi la rifaremo questa tabella. Comunque dovrebbe essere almeno sui 500 e passa caratteri, no? Dipende dall'algoritmo hash che usiamo, apro parentesi. Le password devono essere memorizzate non in chiaro sul database, bisogna crittografarle. In realtà si usa un algoritmo che si chiama hash, H-A-S-H. Ci sono tanti algoritmi hash. A seconda dell'algoritmo, che cosa succede? Che la password in chiaro, che ne so, Pippo, si trasforma in una stringa con una certa lunghezza di caratteri che non hanno senso, messi lì, generati casualmente. Ora, appunto, la lunghezza di questa stringa dipende dall'algoritmo usato, quindi a seconda dell'algoritmo che andiamo a usare, nella lunghezza di questa stringa bisogna mettere quella dimensione lì, se no non ci sta la password hashata, diciamo. Allora, però adesso, siccome non faremo questa cosa, metto 100. Adesso posso salvare, perché non devo specificare nient'altro. Salva. Un numero telefonico è un intero o una stringa? È una stringa. Perché cosa me ne faccio di memorizzarlo come intero? Che tanto mica lo userò mai per fare i calcoli. Il numero telefonico. Cioè i numeri sono numeri quando io li uso perché mi servono per fare dei calcoli.
quindi se sono uno studio di amministrazione, tutte le cifre dei vari pagamenti sono tutti numeri interi o double. Quelli sì, perché mi servono, devo fare i calcoli, ma i numeri di telefono no. Quindi qua adesso vedo, ripeto, questo, vedete, questa tabella che è abbozzata, non c'è ancora niente. C'è solo ID, cognome, nome, username, password. Sotto verranno inseriti i vari utenti. La struttura della tabella, cioè i vari campi. Ora, vediamo inserendo un utente cosa accade. Inserisci, quindi vado qui su inserisci. L'ID non lo metto io, lo mette il sistema in automatico perché è autoincrementante. Cognome, inserisco il cognome, Rossi. Il nome, Mario. Lo username, rossi.mario. E la password, 123456. 78, perché 8 caratteri. Esegui. Se eseguo, vedete anche qui il comando SQL per inserire, che è stato utilizzato per inserire questo utente. Riguardiamolo un attimo insieme, ve lo ricordate? Allora, per chi non ha mai fatto SQL, questo comando, questo è un comando, uno statement che permette di inserire una riga in una tabella. Il comando è insert into, poi c'è il nome della tabella, utente, poi c'è lo schema, ossia i campi della tabella, e poi i valori. Vedete, qua c'è null. Perché c'è null? Perché non abbiamo specificato il valore, perché viene messo in automatico. Adesso se vado a vado ad eseguire, no, l'ho già eseguita, scusate, vado a vedere, vado in mostra ed ecco qua quella che prima, no, aveva solo i nomi delle colonne, adesso ha la prima riga Rossi Mario, rossi.mario e password. Qua ci sono dei pulsanti modifica, copia ed elimina, che servono a fare quello che leggete. Modificare, o se ci clicco sopra entro modalità di modifica, altrimenti posso copiare questa riga o posso eliminarla. E quindi faccio vedere, creo un'altra, quindi creo Bianchi Maria, 1, 2, 3, 4, 5, no, Bianchi, finisco, Bianchi, ho inserito un ulteriore utente, andiamo a vedere in mostra, ed ecco che piano piano capite cosa vuol dire una tabella, no? Quindi dalle varie colonne e dentro, sotto, le varie righe. Allora, sì, perché tutto questo, e me ne vado, tutto sì. Questo si fa anche da codice, sia la creazione del database, sia la creazione delle tabelle, sia l'inserimento di dati, si può fare tutto con il codice SQL, lo si può fare addirittura da un linguaggio ospite come per esempio Java.